stata una settimana positiva, i ragazzi hanno lavorato bene e quindi ci siamo preparati per una partita per noi importantissima, perché le partite sono sempre meno alla fine, ne manca 4 e abbiamo bisogno, insomma, di far punti per arrivare il prima possibile, insomma, alla salvezza, che è poi l'obiettivo che dobbiamo centrare al più presto. Le prestazioni ultimamente sono sempre state positive, è normale che partita per partita dobbiamo cercare di migliorare, insomma, gli aspetti che non sono andati benissimo la giornata precedente, quindi quello che abbiamo detto, insomma, nell'essere un po' più incisivi e andarci a cercare quel pizzico di sorte che ci è mancato. Vorrei fare i complimenti a De Paola, che da quando è subentrato penso che abbia fatto un grandissimo lavoro e i risultati lo dimostrano. È anche vero che è una squadra, comunque un'ottima squadra con degli ottimi giovani, dei buoni giocatori di categoria, però penso che il lavoro dell'allenatore sia stato un grande lavoro e lo dimostrano i risultati e la classifica che ha. Detto questo, quindi abbiamo molto rispetto della Pergolettese, noi come sempre dobbiamo soprattutto pensare alla nostra prestazione, che è spesso quella che poi ti porta al risultato positivo. E le partite vanno interpretate nella maniera giusta, sicuramente domani sarà una partita equilibrata dove incontreremo una squadra in salute che ha fatto degli ottimi risultati nell'ultimo periodo, ma noi, oltre ad esserci preparati bene, abbiamo la fiducia di quello che stiamo facendo fino adesso e, come sempre, dobbiamo andare oltre a quello che poi può essere l'episodio.